Ipotesi industriale e partecipazione di Palazzo Chigi al tavolo sul futuro del sito di Termini Imerese. Si apre qualche spiraglio per i lavoratori dell'ex stabilimento Fiat e del suo indotto. Dopo un lungo sit-in con occupazione simbolica del Ministero dello Sviluppo Economico, qualcosa si muove per la cittadina siciliana. Ci è stato assicurato che il tavolo si terrà per questioni logistiche sempre al Ministero dello Sviluppo Economico, però salutiamo con grande favore la presa di posizione del sottosegretario Patroni Griffi, che dice che al prossimo tavolo ci sarà la presidenza del Consiglio dei Ministri. A giugno finirà la cassa integrazione per 1.400 addetti e quasi 200 già sono in mobilità da gennaio. Urge una soluzione immediata, quindi. Il 14 febbraio si riunirà un nuovo tavolo di confronto. Le tre manifestazioni di interesse già note sono fondamentalmente delle proposte di acquisto del sito e niente più, senza garanzia di assunzioni. La speranza è che la quarta ipotesi, comunicata poche ore fa al Ministero da un gruppo del settore dell'automobile, si possa tradurre in un vero e proprio progetto di rilancio per l'area con nuova occupazione. In alternativa, sindacati e istituzioni locali chiedono al governo di tutelare i lavoratori con l'estensione della cassa integrazione a tutto il 2014.